la sostanza è più densa, quindi lavora subito meglio, come potete notare immediatamente. Perfetto. Loro oramai è prof. Si meritano un più qualcosa poi come voto, perché utilizza della macchina in poco tempo così. Nel futuro della chimica hanno un ruolo. E eccolo qua. Dietro suggerimento della vostra prof, stiamo utilizzando le tre colorazioni della fascia. Quindi adesso questo qua è molto buono. 4. Ok, con gli RBG. Ok. Ok, e questa è la nuova lettura. Andiamo in comparazione. La nostra analisi. E con il nostro bianco. Ok. Ora a schermo si vede qua. Il giallo è il vostro bianco. Il rosso è la lettura precedente, che erano spinaci? No. Vietole. E il rosso, che ha un'intensità più notevole, è il campione, che è anche più concentrato. Non sono gli spinaci. Grazie. Profila degli spinaci. Possiamo fare un controllo rispetto alla profila? Sì, sì, sì. Almeno il campione che ora disponiamo è quello verde, almeno di quello che disponiamo, però vediamo un po' se può mettere anche un altro. Non si vede, quindi il campione uno è questo verde che si assesta più o meno, lavora bene come quello rosso, quell'altro che è un campione più sporco lavora sulla fascia molto più alta, quindi probabilmente quello che loro hanno nel database, che ha fatto un altro team di studenti, è completamente sbagliato. Perché se a sesto ora non si vede, ma monitor si vede, è sopra, quindi se si avvicinano lo vedono. È un campione totalmente sbagliato questo, perché è completamente fuori scala. Quindi il nostro abbiamo lavorato benissimo, perché dopo se si avvicinano li vedono. Ma è sottilissimo, perché diciamo che è questo qua e siamo nel range dei 500 nanometri, quindi siamo perfetti. Così. Qual è quello lì? Quello blu. Questo blu. Questo blu è completamente sbagliato. Ma si possono avvicinare? No, un attimino. Se vi alzate. Io vedo. Si vede. Venite, non avete paura. Altri sperimentatori. La lettura in basso è per fare gli apici, questa che vedono, questa qua. Questa qua, la lettura in basso è per gli apici, quindi quando vedete l'intensità dei picchi, come si dovrebbe vedere come la lavorazione. Quindi questa è perfetta, perché proprio su 500 è perfetta. Questo poi ce lo salviamo come lavoro ottimale, che c'è anche un grafico, è completamente sbagliato. È fuori oltre ogni scala, cioè più il campione è simile, quindi più anche l'onda è vicina, più le onde incominciano a sfarfallare e più c'è
dell'università. Se l'onda è completamente fuori scala, è come quando uno dice un'assurdità e te dici sei completamente fuori da qualsiasi range. Sei fuori dal mondo, esatto. Quella l'onda più alta è... Però lo sappiamo. Ecco, per finire così loro hanno la... No, questo qua perché ci sarà un po' di continuo, questo è un fatto di assorbimento però. Pensavo ci fosse una funzione che ti... No, perché l'assorbimento è per lettura diretta, infatti questo che... cioè per... no, per assorbimento, per... quando è in lettura, come prima questa qui è la luce del cielo, quindi è luce solare, che noi la vediamo così bianca, trasparente, ma si compone, qui lo vediamo tutti, dal viola che si affina fino al rosso, c'è l'arancione, ora lì a schermo, ma chi lo vede al monitor vede tutte le colorazioni, quindi dal rosso... Taglia qualcosa, eh?